Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo video. Abbiamo appena lasciato la splendida Rocca Albegna. Finito da qualche giorno il Tuscany Trail, ma la voglia di avventura è sempre tanta e sono tanti anni che volevo passare sul Monte Labbro, la meta di oggi. Ha una forma veramente particolare, sembra una piramide buttata lì in mezzo un po' al nulla, ben visibile anche da Pitigliano. Alla sinistra del Monte Amiata. Il tour gravel di oggi prevede appunto partenza e arrivo da Rocca Albegna con circa il 90% di gravel e il 10% di asfalto. Quindi tra poco inizieremo la bella salitona su sterrato che ci porterà fino alle pendici del Monte Labbro. Sopra il Monte Labbro si farà visita all'eremo di David Lazzaretti. Eccolo lassù, quel triangolino alle mie spalle è proprio il Monte Labbro. Appena salita dietro l'altra bella tosta. Bellissimo qua su, molto selvaggio, ambientazione da alta montagna. Quasi arrivati in cima, veramente mozzafiato, siamo a circa 1000 metri di altitudine, peccato per la foschia, altrimenti si vedrebbe direttamente il mare, bellissimo. Qui c'è il Monte Amiata, di fronte a noi l'arrivo. Stiamo facendo l'ultimo tratto di salita, un posto veramente incredibile. Siamo immersi nella natura, stranamente c'è un pezzo di strada di asfalto. Presenza umana pari a zero, abbiamo incontrato solo un pastore col pick up che se ne andava a giro, ma natura incontaminata. Siamo proprio alle pendici del Monte Labbro, mancherà poi soltanto la classica pettatina per arrivare proprio sull'eremo, che è esattamente qui sopra. Alle spalle il cancello di entrata con una breve storia di David Lazzaretti e dell'eremo che è proprio qui sopra, e adesso lo andiamo a guardare. Prima ci godiamo il panorama.
panorama meraviglioso, siamo appena stati all'Eremo, c'era molto vento, quindi non ho registrato lassù, ho fatto un paio di foto, bellissimo panorama, incredibile quanto silenzio ci sia da queste parti. Da questa prospettiva si capisce bene la forma incredibile di questo picco, che è 1200 metri, completamente come se fosse appunto una piramide, e in cima c'è l'Eremo. Molto molto bello, da visitare sicuramente. Poi ci sono i tratti un po' più compatti dove si va meglio, poi quelli smossi un po' da stare un po' più attenti. Trenta all'ora, non di più. Mi raccomando. Questa bellissima avventura a Rocca Albegna, veramente un posto magnifico. Siamo stati fino in cima a Monte Labbro, che erano veramente anni che volevamo fare questo giro. Ve lo consiglio perché è veramente natura strepitosa. Un giro forse un po' più mountain bike che gravel, ma con la bici da gravel si può fare benissimo, sicuramente. Come sempre, iscrivetevi, fate like, commentate e ci vediamo alla prossima. Ciao!